41 medaglie, di cui 21 sono stati titoli toscani, 10 argenti e 10 bronzi. A questo palmarès maschile da record vanno poi aggiunte le 6 medaglie conquistate dalle ragazze. È il bottino che la Chimera Nuoto ha riportato da Livorno al termine del campionato regionale giovanile, un risultato che è valso il 6° posto nella classifica assoluta juniores tra 29 società provenienti da tutta la Toscana. Altra nota positiva, le premiazioni individuali di 2 atleti, Gabriele Mealli, classe 2007, per il tempo nei 400 stile libero nella categoria ragazzi, e Gabriele Gambini, atleta del 2005, per il tempo nei 200 stile libero tra juniores. Ed è proprio sul dato cronometrico che si è soffermato il direttore sportivo Marco Magara. I migliori hanno fatto tempi che valgono le prime posizioni in Italia. Questo è un trend che sono anni, che diciamo, si mantiene e è in crescendo ultimamente, soprattutto nel livello medio, nella qualità media, probabilmente frutto di un grande lavoro. È dal 2009 che la Chimera Nuoto, con atleti diversi, fa consecutivamente podi agli italiani. Ora ancora gli italiani non ci sono stati, però insomma siamo messi bene anche lì e vogliamo ripeterci sia nella fase invernale che poi in quella estiva. Una disciplina sportiva che richiede impegno e costanza sin da piccoli. Il nuoto è molto selettivo fino all'età giovanile. E i ragazzi che si vedono dietro si allenano tutti i giorni, l'orario 2:30-5 e poi 2 volte a settimana come base c'è 1 ora di allenamento in palestra.